Allora, buongiorno a tutte. Innanzitutto comincio mettendo un pochino di tzedakah, come solito, che le parole che vengono dal cuore entrano nel cuore. Registro da sola la lezione di ieri, che in realtà ieri sera abbiamo studiato l'ultima parte della lettera numero 4 delle Grotta Kodesh, però non abbiamo registrato la lezione perché è stato un po' un open forum in cui ognuno ha potuto dire qualcosa, raccontare qualcosa ed è stato molto bello, molto, molto sentito, devo dire, da parte di tutti, soprattutto dalla sottoscritta. Ho deciso comunque di recuperare la lezione, registrando da sola quella comunque che è stata la porzione di ieri sera, in modo che chi non ha potuto partecipare in qualche modo possa seguire l'evoluzione dei shiurim ed eseguire delle lezioni su Tanya senza avere interruzioni. Quindi probabilmente per le prossime settimane continueremo così, in cui la lezione di mercoledì sera delle 9 ore italiane non verrà registrata. E quindi ci sarà la lezione normale, però dove tutti possono raccontare le proprie esperienze, le proprie emozioni, le proprie difficoltà o le opinioni, domande. E poi da sola registro la lezione vera e propria, che durerà un pochino meno perché comunque è, diciamo, più sintetica. E comincio raccontando quello che ho raccontato ieri sera riguardo a un evento simpatico che mi è successo. Quindi abbiamo dovuto purtroppo digiunare ancora domenica per Tisha B'Av, e lunedì mattina ho ricevuto un messaggio da una mia amica che mi ha raccontato il seguente. Allora, io personalmente amo molto regalare delle piccole cartine che sono come dei microchip con delle fotocopie minuscole di tutto il Chitat, di tutto il Sidur, di tutto il Chumash, di tutto Chumash, di tutto Tani, Teilim. Ed è bene avere, diciamo, un libro di Torah con noi perché la Torah ci protegge, così come diciamo che il Shabbat ci protegge. E soprattutto per coloro che guidano molto, che sono molto in macchina, mi piace regalare queste cartine perché proteggono la persona che guida e consiglio sempre di avere una piccola bustina, un piccolo barattolo di tzedakah dove quando entriamo in macchina mettiamo qualche monetina. Ed è pieno di storie in cui le persone si sono miracolosamente salvate. Quindi ogni tanto compro queste cartine e le regalo in giro e ho regalato questa scheda a una mia amica un po' di anni fa e lunedì mi manda il seguente messaggio, mi dice: volevo raccontarti quanto segue e solo ora prendo il tempo di farlo. E ti ricordi che anni fa mi hai regalato questa carta con le fotocopie miniaturizzate, tutta la Torah? Bene, l'ho tenuta per anni nella mia macchina, il cruscotto della mia macchina. Nel marzo del 2020, con tutta la pressione dell'inizio del Covid, dovevo anche traslocare con la mia famiglia da una casa all'altra e quindi dovevo sempre spostarmi in macchina da un posto all'altro. In uno dei miei viaggi, qualcuno non ha rispettato il rosso ed è andato avanti, non ha rispettato diciamo, il segnale di fermarsi col rosso ed mi è entrato nella mia macchina. E lo scontro è stato così forte che la mia macchina e la sua macchina sono completamente distrutte. Bene, io non mi sono fatta niente, mi scrive Baruch Hashem, tengo la cartina con me, questo mini 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 sidur con me, mino kumash con me, e sto partendo adesso per gli Stati Uniti e me lo porto nel mio portamonete. Grazie, finite di avermi fatto questo regalo. Io ero molto 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 toccata, mi sono detta, caspita, ogni piccola azione che noi facciamo, ogni piccolo favore che ogni tanto può sembrare anche un pochino irrilevante, in realtà ha un impatto che può salvare una vita. E io non ho mai raccontato delle storie che io conoscevo su come avere il Chitat in macchina, la Torah in macchina, i Teilim in macchina e fare un pochino di tzedakah protegge le persone. Non gliel'ho mai raccontato, gli ho semplicemente dato la carta. Eppure lei ha capito che è questo che l'ha protetta. Quindi ogni nostra azione che noi facciamo è in realtà una sorgente di Berakha. Noi sappiamo che la ricompensa per ogni mitzvah è la mitzvah stessa, perché noi portiamo giù in questo mondo una dose di luce che viene chiamata Sovev Kolamim infinita, che non ha paragone con qualsiasi oggetto che è presente in questo mondo materiale. Allo stesso modo, comunque, quando noi facciamo una mitzvah, questa stessa ci protegge. E quindi arriviamo alla lettura della porzione di questa, del 12 di Menachemav, che è stata la porzione che abbiamo studiato insieme. La porzione di Tanya del 12 Menachemav
è l'ultima parte della quarta lettera, della quarta Grot Kodesh. E questa lettera è una lettera che la Gmura Zaken ha scritto ai suoi Hasidim, alle comunità che lui seguiva, per incoraggiarli a fare Tzedakah. Prima un piccolo contesto storico e perché il Rebbe deve scrivere questa lettera per incoraggiare i suoi discepoli, le comunità che lui segue a dare Tzedakah, ma non semplicemente una Tzedakah normale, ma quello che viene chiamato Tzedakah che è un po' un sacrificio, nel senso che quando che fa male, perché non sempre, perché ci sono dei momenti in cui il business fa molto bene, ma ci sono dei momenti in cui c'è una discesa. Eppure anche nei momenti in cui c'è una discesa bisogna avere emunà, bisogna avere fede che le cose andranno meglio e continuo a supportare quelli che sono i progetti che ho supportato fino adesso. Uno dei progetti più importanti che la Gmura Zaken, Rabbi Shneur Zalman Eliadi, si era preso in carico di fare era quello di sostenere la comunità di Hasidim che aveva fatto l'Aliyah in Israele alla fine del 1700. Il suo mentore, che era stato anche lui un allievo del Magen Mezrich, il che si chiamava Rav Menachem Mendel di Orodok, decide con un gruppo di Hasidim di grandissimo livello di fare l'Aliyah e di trasferirsi a Tzfat. Non sono sicura se era Tzfat o Tiberiade o entrambe, ad ogni modo una comunità indipendente ebraica in Israele. All'epoca, alla fine del 1700, in Israele c'era il dominio ottomano e ovviamente per una comunità di russi che si spostava in Israele non c'era fonte di guadagno indipendente. Questa comunità di Hasidim dipendeva al 100% dai contributi di Tzedakah che venivano dall'estero. E quindi l'Admura Zaken, che era molto vicino a questo Rebbe, decide di prendersi carico di sostenere questo gruppo di Hasidim. Non che le cose in Russia andassero troppo meglio, però almeno c'era da mangiare. E quindi la Gmura Zaken si rivolge a tutti i Hasidim e dicono: qui almeno in qualche modo ci si può arrangiare. Lì non c'è altra soluzione che mandare dei soldi. E possiamo immaginare che la somma non era una piccola somma di denaro, era un'ingente somma di denaro per supportare intere famiglie nel corso dei 12 mesi dell'anno e assicurare questi pagamenti nel corso dell'anno. Quindi non poteva esserci un pagamento unico, ma bisognava assicurare la sopravvivenza di questo gruppo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, con uno sforzo enorme per la Gmura Zaken per raccogliere questo denaro. Questa lettera quindi è completamente dedicata alla Tzedakah, l'importanza della Tzedakah e il beneficio della Tzedakah che porta a raggiungere determinati livelli spirituali che in qualche modo forse non sarebbe veramente possibile, terminando questa lettera con una bellissima Berakhah. Quindi questa lettera, che è una delle prime lettere che vengono raccolte nel Tanya rivolta alla Tzedakah, in realtà è una delle prime, ma ce ne saranno molte altre che si susseguono, sempre con lo stesso obiettivo, quello di assicurare la sopravvivenza di questo, innanzitutto le famiglie bisognose, ma di questo gruppo di Hasidim, che se no avrebbe patito la fame praticamente. E quindi anche se le famiglie in Russia che seguivano la Gmura Zaken avevano loro stesse delle difficoltà a finire il mese, diciamo così, in qualche modo se la potevano gestire e cavarsela in modo da poter contribuire. È per questo che la Gmura Zaken, l'autore del libro di Tanya, ha creato quello che viene chiamato la Kuppa Meir Balanes, che è una Kuppa Tzedakah che tutte le donne tengono vicino alle candele di Shabbat, che è una Kuppa Tzedakah, un bossolo della Tzedakah dedicato ai poveri in Israele. Nasce in quel momento ed c'è ancora oggi, ed è una grande, grande, grande segulà, una grande berakhah, dare qualche soldino di Tzedakah, soldino, soldoni, prima dell'accensione delle candele, proprio per i poveri in Israele, per questa Kuppa Tzedakah, che esiste tutt'oggi. Quindi entriamo subito nella lettura della lettera e rivediamo un attimino l'inizio, perché è importante rivedere un attimino l'inizio perché è funzionale alla chiusura. Nel frattempo faccio la berakhah per l'acqua, sull'acqua, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shakol nia bidvaro. Lecham lecham levracha, shenizkeh lebisurot tovot, possiamo meritare buone notizie, soprattutto entrare nel mondo della Torah che ci aiuti, ci protegga
ci innalza, ci prepara veramente a quello che sta succedendo, che siamo entrati nelle doglie della Geula. Le doglie, come sappiamo, sono dolorose, ma sono doglie positive perché portano a un parto, se Dio vuole, felice e sereno, in cui vedremo la rivelazione divina in modo molto evidente. Stiamo vivendo grandi momenti. Quindi, per quanto siano momenti molto difficili, dobbiamo entrare nello studio della Torah perché questo è quello che ci protegge. Questa lettera è molto, molto, molto funzionale a quello che sta succedendo anche oggi ed è un ingrediente importantissimo per avere il nostro benessere. La lettera quindi incomincia dicendo, riportando una frase del Rambam e poi una frase del profeta Yeshayahu, che dice che praticamente la Tzedakah è quella che porta la redenzione. Così ho intitolato il messaggio di ieri per la lezione, che Israele sarà redento grazie al merito della Tzedakah. Che cosa vuol dire tutto questo? E poi c'è un'altra frase che dice, sempre del Teilim, del capitolo 85, Bezeu tzedek lefana vihalech. In qualche modo noi non possiamo cogliere la bellezza del linguaggio di questa lettera. Chi parla molto bene l'ebraico invece lo coglie, un pochino meno perché conosciamo un po' meno le sfumature della lingua, ma in qualche modo questa frase del Teilim usa una parola, due parole molto, molto interessanti. Tzedek, cioè la tzedakah, che è anche la parola tzedek è anche giustizia. Lefanav yehalech, andrà davanti a te, aprirà davanti a te. In qualche modo c'è un'azione attiva della tzedakah. Mentre noi facciamo la tzedakah, è come se la tzedakah dice tu fai la tzedakah, ma poi io faccio qualcos'altro. Quindi la tzedakah, la giustizia, la tzedakah, può andare davanti a noi. In realtà la parola lefanav viene anche dalla parola pnimiut. Quindi qualsiasi cosa noi facciamo davanti a noi in realtà è uno specchio. Quello che noi vediamo davanti a noi, così come noi, quando ci mettiamo davanti allo specchio, è uno specchio. In poche parole, questo inizio, che abbiamo già letto all'inizio della lettera, ci dice quando noi facciamo tzedakah, noi lo facciamo a qualcun altro, ma in realtà ci rimbalza dentro. E va davanti a noi, in qualche modo muove qualche cosa, sposta qualche cosa. E dice, allora comincio a leggere l'ultima parte della lettera 4, Veseu tzedek lefanav yalech, lefanav hu milshon pnimiut. Quando si dice lefanav, quindi davanti, in realtà viene dalla parola pnimiut, quello che è introspezione, quello che è dentro di noi. Quindi un gioco di parole che in realtà ci riportano a qualcosa dentro di noi. Vale la pena menzionare che la mitzvah di Tzedakah viene considerata dalla Torah, quando si parla della mitzvah, è la mitzvah di Tzedakah. Perché? Perché nella mitzvah di Tzedakah converge tutta la mia vitalità, tutte le mie energie. Quando io mi sveglio la mattina è perché devo andare a lavorare all'appuntamento di lavoro. Quando sono in vacanza, magari non sempre mi sveglio in orario per fare la tefilà. Quindi tutta la mia vitalità di una persona, 6 giorni alla settimana, Baruch Hashem c'è Shabbat, è concentrata nel lavoro. Come faccio a lavorare, come posso trovare la parnassà, qual è la strategia, la modalità. Tutto ruota intorno a questo. Tutti i miei pensieri, le mie energie, le mie ansie, le mie gioie, molto, moltissimo di quello che è la mia quotidianità, gira intorno al lavoro e quindi al sostentamento monetario. Tzedakah non è solo la tzedakah monetaria, ma in questo caso si parla di tzedakah, in questa lettera il Rebbe parla di tzedakah, diciamo, di denaro, perché in qualche modo si parla di soldi che devono essere mandati in Eretz Israel. Quindi quando si parla di la mitzvah, si capisce che si parla di tzedakah, perché quando nella mitzvah di tzedakah convergono tutte le mie energie, di tempo, di pensiero, di amore, di investimento, e nel momento in cui io prendo il risultato di tutto questo e ne do una parte a qualcun altro, spesso e volentieri non lo conosco neanche perché magari è un'istituzione, è una yeshiva, è un organismo di carità, non so esattamente
dove va a finire, a che famiglia, a quale studente. È un atto completamente di amore per il prossimo. E allora capiamo anche bene perché il Rambam dice che Israele sarà redento attraverso la Tzedakah. Se noi il secondo Korban è stato causato per l'odio gratuito, sappiamo bene che la Geulah Shlema, la redenzione finale, verrà grazie all'amore gratuito. Non sto facendo un'azione di tzedakah, di giustizia o di misericordia perché conosco questa persona o perché ho extra soldi nella borsa e non me ne faccio comunque niente. No, qui stiamo parlando di aiutare persone che eventualmente non conosco. Diciamo, stiamo parlando anche di una tzedakah che dura, che fa male, che non si ha troppa voglia di farla. Perché in qualche modo viene a limitare quelle che sono le mie necessità. Magari in questo caso di questa lettera, all'epoca dell'Admura Zaken, erano anche necessità primarie. Quindi il benessere della famiglia e dei bambini. Con questo non si sta invitando la Torah. Non c'è contraddizione tra il benessere materiale e il benessere spirituale nell'ebraismo, anzi, il benessere materiale è funzionale al benessere spirituale. Ma se il mio benessere spirituale è funzionale al mio benessere materiale, ho qualcosa sbagliato. Questa materialità deve essere innalzata per conguagliarla, per fare di questo mondo una casa per Hashem. E quindi una bella casa, un buon pasto, sono funzionali per fare il servizio divino. Se lo stesso l'oro, che viene considerato una clipa noga, quindi una forza, chiamiamola così, neutrale, può essere utilizzata per costruire il Bet HaMikdash. Sappiamo che Davide Amelech, il re Davide, ha accumulato una quantità esagerata di oro per costruire il primo Bet HaMikdash, che poi non lo costruirà lui, ma lo costruisce suo figlio Shlomo. Ma una quantità esagerata di oro. Se ho sentito recentemente in quegli studi per Tisha B'Av, parliamo, se non sbaglio, di 135 bilioni di dollari di oro, una quantità enorme. Questo stesso oro però è stato utilizzato per il vitello d'oro, dove c'è stata una mancanza di fede del popolo ebraico attendendo Moshe Rabbeinu che doveva tornare con le tavole della legge. Quindi il denaro viene considerato una clipa, è una forza e possiamo decidere cosa farne. In questo caso il Rebbe ci dice: sappiate che attraverso la Tzedakah possiamo raggiungere livelli più alti utilizzando il denaro, utilizzando gli sforzi settimanali nel trovare una fonte di sostentamento per raggiungere degli obiettivi spirituali estremamente elevati. Perché io prendo qualcosa da me e lo do a qualcun altro per una buona causa. Quindi, quando si dice Lefanav davanti a me, che però poi in realtà mi si rimbalza nella pnimiut, nella mia, quindi dentro di me, nella mia intimità di quello che è il mio io, in realtà mi dice che faccio un'azione esterna, ma in realtà il beneficio è un beneficio interno. E non solo si dice che la tzedakah, yatzil me mavet, la tzedakah protegge dalla morte. Quindi, chas v'shalom, quando c'è un momento di pericolo, è bene dare abbondante tzedakah perché questa ci protegge. Andiamo avanti con la lettura. V'yaleh hu milshon olacha. Quindi la parola v'yaleh viene dalla parola olacha, quindi guidare. Quindi in qualche modo ci suggerisce che la carità, che la tzedakah, fa sì che qualcosa, ci, che, noi post, che ci avviciniamo ad HaKadosh Baruch Hu, qualcosa si sposta, si spinge, in modo che noi ci avviciniamo a HaKadosh Baruch Hu. E possiamo quindi andare di fronte, possiamo relazionarci meglio con HaKadosh Baruch Hu. Shemolich et pnimit alev l'Hashem, che guida in qualche modo i sentimenti più intimi, il nostro io più intimo verso HaKadosh Baruch Hu, quindi i desideri del cuore verso HaKadosh Baruch Hu. Il fatto che io faccio tzedakah sposta qualcosa dentro di me che fa sì che il mio cuore anela ad Hashem. E di nuovo faccio una piccola pausa. Noi
sappiamo che l'uomo ha quello che viene chiamato in ebraico ta'avot, delle passioni, degli amori, e la maggior parte delle volte queste ta'avot vengono da quello che abbiamo chiamato la neshama behemit, la neshama animale che è dentro di noi. Vogliamo mangiare, vogliamo dormire, vogliamo comprare belle cose, vogliamo vivere nell'USA, fare delle belle vacanze. Tutto questo è salutare se viene convogliato in quello che è un servizio divino. Ma se io vivo la mia vita, la mia giornata solo per questo, ho perso un attimino quello che è il centro della mia funzione, della mia missione in questo mondo. Perché se tutta la mia vita gira intorno a quelle che sono le mie amori, passioni, paure di perdere tutto questo, anche se quanto abbiamo sperimentato adesso il fatto che non si può viaggiare facilmente, e le persone che hanno sempre viaggiato in posti esotici, in qualche modo la paura di non poter viaggiare liberamente, andare in posti esotici per la vacanza. Chi in realtà non è troppo attaccato a questo, dice, vabbè, posso fare altro. Non è simpatico, ma si può fare altro, perché non